In questo video parleremo di 6 errori che commettono gli uomini più adulti quando cercano di rimorchiare ragazze più giovani nella fascia di età dai 18 ai 25 anni. Hai più di 40 anni e vorresti finire a letto con ragazze dai 18 ai 25 anni? Se sì, scopri come in un'intervista scandalo a un uomo di 43 anni dove ha raccontato di come ha fatto sesso con oltre 400 ragazze negli ultimi 20 anni, sfruttando a favore la sua maturità. Questo e molto altro nel nuovo videocorso Meccanismo Antietà, offerta disponibile fino al 19 luglio, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Quindi il primo errore che commettono gli uomini più adulti quando tentano di rimorchiare ragazze più giovani è il fatto di farsi frenare dalla differenza di età. Quindi significa per esempio andare a preoccuparsi troppo eccessivamente di magari una non compatibilità di interessi, di interessi condivisi, una non compatibilità magari di obiettivi di vita. Molte volte poi anche il farsi frenare da lei è così bella, cosa potrà mai volere da uno come me? Quindi poi lì si rientra anche in problemi di autostima, che non sono problemi di età, sono problemi di autostima. Oppure anche collegati a questo, sempre per la differenza di età, farsi spaventare da quello che è il giudizio sociale. Cosa penseranno di me? Magari le persone che conosco, i miei amici, pensano che sto approfittando di lei, oppure le amiche di lei cosa pensano, la famiglia di lei cosa pensa se poi sanno che esce con un uomo che ha il doppio della sua età o cose di questo tipo. Quindi farsi frenare dalla differenza di età è un errore molto tipico, chiaramente poi ti fa agire in maniera molto più frenata o addirittura non ti fa agire, è come se ci fosse un muro invisibile, ti passa davanti una ragazza molto più giovane, molto, molto figa in discoteca, in un bar di sera, dove vedi presente c'è una differenza di età e c'è questo muro invisibile che ti tiene alla larga. Poi l'errore numero due, che in realtà è molto collegato a quello che ho appena detto, è il fatto di preoccuparsi, diciamo, dell'essere percepiti come la sto manipolando, la sto sfruttando, come se le ragazze giovani non avessero un cervello. Cioè questo è lo stereotipo sociale della differenza di età uomo adulto e ragazza giovane. Cioè l'avrà sicuramente manipolata, la starà sfruttando, ma in che senso? Cioè una ragazza, anche se ha 18 anni, 20 anni, 25 anni, cioè comunque ha un cervello, sa fare delle scelte, sa fare delle azioni, cioè magari lavora già anche, magari non lo so, cioè, ma non è che è una bambolina senza cervello che la comandi tu, che cioè, tiri i suoi fili mentali e la manipoli. Cioè, io non so da dove arrivino questi stereotipi sociali, però cioè, non è che cioè, una ragazza, anche se ha 18 anni, cioè, sa prendere delle decisioni, sa capire se uscire con un uomo oppure no. Ok? Quindi non c'è nessun tipo di manipolazione, di sfruttamento o queste puttanate qua. Poi l'errore numero 3 è il non saper gestire il divario generazionale, quindi con conseguente differenze in termini di riferimenti culturali, in termini di avrete probabilmente differenti interessi, sia in termini di passioni, sia in generale interessi di vita, sia ambizioni, sia valori, a cosa dai valore a te e che cosa dà valore a una ragazza più giovane, di solito sono cose diverse. Quindi non significa per forza che per avere risultati con ragazze più giovani devi avere gli stessi tipi di interessi e di valori, però quantomeno conoscere il mondo di una ragazza più giovane, conoscere la terminologia che utilizza, che non significa lì che allora vai lì e le parli come se fossi anche tu un ragazzino, perché quello là è pessimo, ok? Come l'insegnante a scuola che tenta di fare simpaticone con gli studenti e appare semplicemente molte volte come un stupido. Okay? Quindi non devi fare quello, però conoscere un minimo il mondo di una ragazza più giovane, magari conoscere che app utilizza, che posti frequenta, che musica ascolta, che interessi potrebbe avere, che ambizioni potrebbe avere, okay? Quindi conoscere un minimo il suo mondo e, ti aiuta poi nel saperti relazionare meglio, di conseguenza per arrivarci ad un appuntamento e eventualmente andarci a letto, e magari se poi ci sono anche compatibilità su anche in termini di interessi e di valori, anche poi entrarci in una relazione. Poi l'errore numero 4 è il farsi frenare dalla cosiddetta diversa maturità emotiva, quindi probabilmente sarete in due fasi di vita diverse, molte volte, non sempre, però molte volte sarete in due fasi di vita diverse, magari i tuoi 30 anni, 40 anni, 50 anni o quello che è, e magari stai cercando la compagna di vita, e una ragazza che ha 20 anni, alcune volte starà anche lei cercando il compagno di vita, però molte volte potrebbe non essere così, potrebbe essere in una fase in cui sta cercando semplicemente di fare esperienze, di divertirsi. Poi in realtà tutte quante le ragazze cercano, la maggior parte delle ragazze cercano una relazione seria, magari non sarà il suo compagno di vita, alcune volte invece finirà che sarà il suo compagno di vita, però molte volte uomini più adulti si fanno frenare da questa cosa e magari sono consapevoli e vogliono sistemarsi, mettere su una famiglia,
mentre magari una ragazza giovane, molto giovane, potrebbe non avere questo tipo di interesse, o magari anche sì, quindi dipende, delle volte è così, delle volte non è così, e però si fanno frenare da questo pregiudizio che magari pensano che ci siano tipi di interessi diversi, fasi di vita diverse, sì, ma non per forza. Non è che se una ragazza cerca divertimento, allora tu non puoi darle divertimento. Ok? E così come anche non è detto che se tu cerchi una relazione seria, allora una ragazza giovane non cerchi una relazione seria, ok? Quindi mettiamo che tu cerchi una relazione seria, puoi comunque, se magari non hai mai fatto sesso con ragazze più giovani, puoi comunque toglierti quello sfizio prima di entrare in una relazione seria. Se, come ho detto prima, se invece ci sono diciamo, interessi e valori comuni, puoi comunque entrare in una relazione seria anche se c'è un grosso divario di età. Okay, dipende sempre dagli interessi di entrambi, però non farti frenare diciamo, dal fatto che magari pensi che siete in due fasi di vita diverse, delle volte sarà così, ma potete comunque fare lo stesso qualcosa, e delle volte invece siete in due fasi di vita diverse, ma avete comunque interessi comuni e valori comuni, quindi non farti frenare da questa cosa. Poi l'errore numero 5 è la solita paura del rifiuto. Se vado lì e non le piaccio e non sono abbastanza attraente, cosa potrà mai volere una ragazza giovane da uno come me? Come dicevo prima, sono poi i problemi di autostima questi, il fatto di vedersi inferiore rispetto a una ragazza giovane, attraente, magari ci inizi anche a parlare, la vedi anche magari un po' più matura e indipendente rispetto alla classica ragazza giovane, quindi questa cosa ti intimorisce ancora di più. Però molte volte non è neanche a quel punto, molte volte è proprio una paura che ti tiene fuori dalla situazione, che non ti permette neanche di approcciare una ragazza più giovane, ma in quanto uomo più adulto, in realtà hai più possibilità con una ragazza più giovane rispetto alle possibilità che ha un coetaneo. Okay? Le ragazze più giovani cercano tutte quante un uomo più maturo mentalmente. Ed essendo proprio più adulto, proprio anagraficamente, solo in termini di età, hai molte più possibilità in realtà rispetto a un ragazzo più giovane. Poi è chiaro che se il ragazzo più giovane ha competenze, nel senso che è sicuro di se stesso, è divertente, sa capire le reazioni della ragazza, metterla a suo agio, ha più possibilità rispetto a uno che è più adulto. Ma non è una questione di età, ok? È una questione di abilità. Abilità che puoi sviluppare anche te, ma a parità di abilità ha molte più possibilità un uomo che è più adulto rispetto a un suo coetaneo. E poi l'errore numero 6, che in realtà l'abbiamo già accennato prima, è il fatto di temere le aspettative sociali, quindi avere paura del giudizio degli altri in termini di cosa penseranno le altre persone se mi vedono insieme a una ragazza più giovane, ah, i miei amici poi mi dicono che la sto manipolando, la sto sfruttando, a parte che molte volte non sarà così, saranno semplicemente invidiosi delle tue conquiste, dei tuoi risultati. Cosa penseranno i miei genitori se vengono a sapere che esco con una che ha 20 anni di meno di me? Cosa penseranno le amiche di lei? Tutte queste varie cose qua che non ti fanno vivere poi appieno la tua vita. Quindi la paura del giudizio degli altri è veramente è una cosa che ti va a rovinare totalmente la vita. Io molte volte proprio, io assisto affascinato a come le persone proprio cerchino il più possibile di vivere una vita peggiore possibile. Cioè di come si rovinano la vita, per la maggior parte delle volte le persone si rovinano la vita per il timore del giudizio di persone che neanche conoscono. Non approccio questa ragazza qua perché poi cosa penseranno le persone che ci sono intorno e mi vedono. Magari sei in discoteca o in un bar di sera, c'è questa ragazza giovane e attraente, e tu non ci vai a parlare per cosa penseranno le persone intorno, ma tu non le conosci neanche le persone intorno, cioè ti pare ti puoi far rovinare la vita da persone sconosciute? Hai più di 40 anni e vorresti finire a letto con ragazze da 18 ai 25 anni? Se sì, scopri come in un'intervista scandalo a un uomo di 43 anni dove ha raccontato di come ha fatto sesso con oltre 400 ragazze negli ultimi 20 anni, sfruttando a favore la sua maturità. Questo e molto altro nel nuovo videocorso Meccanismo Antietà, offerta disponibile fino al 19 luglio. Dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Se hai domande o dubbi scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione.